quelli del Parmari, dai sapi scontati che tanto vuole conosci. Sì. Meglio giovane che non riesce. Ok, abbiamo già le mani ultra ghiacciate, nonostante questo siamo in diretta dallo Stadio Tardini per l'amichevole tra Parma e Tutto Cuoio, e le squadre sono ancora negli spogliatoi. Io saluto nuovamente Alberto Dalla Tana, che è giornalista della Gazzetta di Parma, che ci darà una mano, insomma, dovessimo morire assiderati continuerai tu, Alberto. Spero che non ci sia questa necessità, però nel caso sono pronto. Lo ringraziamo già da subito per l'aiuto che ci darà in questa diretta video streaming. Lo ripetiamo per l'ennesima volta, sembra una banalità, ma è una cosa importante proprio per evitare insomma che la gente si preoccupi, anche ricordando le amichevoli estive che abbiamo trasmesso qua sulla nostra pagina Facebook. Dovesse saltare la connessione, cosa che ogni tanto succede, del resto facciamo quello che possiamo con i mezzi che abbiamo, non vi preoccupate, non c'è nessun problema, basta aggiornare la pagina Facebook di Parma Fanzine, noi nel giro di una trentina di secondi ristabiliremo un nuovo link per seguire la diretta. Prima di andare a leggere le formazioni con le squadre che ora stanno, almeno i componenti delle due panchine stanno accomodandosi al loro posto, diamo un'occhiata anche agli spettatori, perché sono entrati anche i tifosi più caldi, i boys, vedete lì una bandiera, hanno scelto, e sinceramente Alberto sono d'accordissimo con loro, la tribuna per questa amichevole, vista un po' anche la situazione meteo, 2 gradi centigradi, 100% di umidità, e non è un'esagerazione, è quello che dice il termometro, quindi di sicuro una gara complicata dal punto di vista del meteo. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni in attesa che le squadre scendano in campo, che anzi stanno scendendo proprio ora tra gli applausi che sentite, quindi noi andiamo con la lettura delle formazioni. Parma che scenderà in campo con il, almeno sulla carta, con il consueto 4-2-3-1, Zommers in porta, Messina e Grifogli terzini, Caccioli e Lucarelli i centrali difensivi, davanti alla difesa ci saranno Giorgino e Miglietta, mentre dietro all'unica punta che oggi è Melandri ci sono Lauria, Sereni e Corapi in questa ormai consueta posizione di trequartista, lui che molto bene sta facendo in questa nuova posizione che aveva ricoperto anche all'Aquila in Lega Pro. Il Tutto Cuoio invece scendere in campo con Carboni, Peverelli, Ferraro, Muroni, Colombini, Falivena, Battiono, e Battiono è una vecchia conoscenza del Parma, visto che è rimasto in prova quest'estate per diverse settimane, dopodiché non è stato scelto, però gli è andata anche bene, la Serie D è andata in Lega Pro col Tutto Cuoio. Ricciardi col numero 8, poi Bangal, Tempesti e Shekilazze il numero 11, quindi si suppone il bomber di questa squadra. La squadra crociata si mette in posa per la foto di rito, normalmente si mette in posa con alle spalle la curva che però, come vedete, oggi è desolatamente vuota, del resto è il 2 gennaio, sono le 2:30 e ci sono 2 gradi, quindi la foto la si fa con dietro i tifosi crociati che vedete lì in fondo già con le bandiere. Noi andiamo un po' di zoom, ci scusiamo fin da subito, ma lo faremo solo ora per non essere ripetitivi, per la qualità di questa diretta video, però insomma, come sempre, però voi sapete che noi siamo belli anche per questo, perché siamo rustici. Alberto, Nicola, ti faccio notare che prima dell'inizio della partita c'erano 15-20 persone in curva, poi adesso è deserta, ma credo che siano spostati con un gesto di cuore anche, diciamo, condivisibile da parte del Parma in tribuna laterale. Sì, ottima, direi bella la decisione del Parma, perché insomma è anche vero che la giornata è veramente ostica. In ogni caso la partita è iniziata, noi abbiamo fatto partire il nostro cronometro, è subito il Parma in avanti, vediamo Lauria sulla destra, affronta un avversario, il passaggio filtrante per Corapi, potrebbe provare il cross è bello per Sereni, colpo di testa, attenzione, subito un primo tentativo, non era Sereni, era Melandri, però para bene il portiere Carboni, che ne stavamo discutendo prima dell'inizio della gara, non è parente di quel grande idolo che fa le piadine in via Emilia, che saluto, anche perché devo dire che sono piadine ottime, però chiudiamo questo momento mini spot. Da Carboni nel 2005 molti giocatori del Parma andarono a festeggiare lo spareggio vinto con il Bologna prima di entrare alla Roma. Ecco, vedi, insomma, quindi chicche su chicche, come se piovesse da parte di Alberto Dalla Tana. Noto già un primo aspetto particolare, in campo c'è col Tutto Cuoio uno col numero 23. Peccato che nella formazione non ci sia nessuno col numero 23, quindi
cercheremo di capire di chi si tratta, mentre i tifosi del Parma hanno già acceso anche dei fumogeni e delle torce, quindi di sicuro, nonostante la giornata, si cercheranno di tenere caldi e faranno il possibile. È un Parma che oggi affronta appunto una squadra di categoria superiore. È stato chiesto molto spesso ai vari protagonisti del Parma, sia all'allenatore Gigi Apolloni, ma soprattutto anche ai giocatori, quanti di questi componenti della rosa attuale del Parma in Serie D sarebbero già pronti eventualmente per l'anno prossimo, per un eventuale, tocchiamo ferro, e qualsiasi cosa possa funzionare dal punto di vista scaramantico, per un'eventuale Lega Pro, insomma. Dopo aver affrontato l'Entella, formazione Serie B, e il Pontedera, formazione di Lega Pro, con delle prestazioni assolutamente dignitose nel pre-campionato, oggi il Parma sfida il tutto cuoio per testare un po', oltre che per mettere benzina sulle gambe in vista del girone di ritorno. Ci state già scrivendo in tanti, vi salutiamo tutti, poi vi saluteremo man mano. Anche Marco Rossi ora si è appena collegato e sta guardando il primo tempo di Parma tutto cuoio, primo tempo che è iniziato da soli 2 minuti e 13 secondi. Le squadre sono ancora in una fase di studio. Direi, Alberto, che non ci sono sorprese dal punto di vista del modulo. No, assolutamente, ormai questo 4-2-3-1 è collaudatissimo, e come in tutte le amichevoli ho notato che Apollonia cerca sempre di non mischiare le carte. Questo tiro di Lauria che intanto si perde tra le braccia di Carmoni. Apollonia cerca sempre di lanciare dal primo minuto, almeno nel primo tempo, quella che potrebbe essere la formazione titolare per la giornata successiva. Sì, è verissimo, confermo quello che dice Alberto, l'ha fatto spesso. Io ricordo anche un amichevole del giovedì contro una squadra locale, adesso mi sfugge il nome sinceramente, ma dove Benassi, attenzione però perché c'è un passaggio filtrante, para tranquillamente Carboni, stavo dicendo, Benassi era stato schierato come terzino, era un po' una situazione inedita, ci eravamo tutti chiesti cosa appunto, cioè, c'era un esperimento o semplicemente un modo per far giocare Benassi e fargli acquistare del minutaggio. Poi la domenica ce lo siamo ritrovati titolare in quello stesso ruolo, quindi quella che state vedendo oggi potrebbe essere la formazione titolare per Parma Arzignano Chiampo, che si giocherà sempre qui allo Stadio Tardini, il 6 gennaio. Insomma, mancano ancora 4 giorni, è di sicuro la prima sfida di ritorno, una sfida che ricorda per certi versi, insomma, ci ricorda quella che è stata la prima in questo campionato inedito per il Parma, la prima all'esordio in Serie D, una partita che il Parma ha vinto grazie ad un rigore trasformato da Musetti, rigore, diciamo, Alberto, regalato dopo uno scontro, diciamo che eravamo uno scontro, insomma, di Sereni con un difensore vicentino. Noi l'inquadratura già inizia a traballare per i 2 gradi e le mani che tremano. Comunque il tutto cuoio che viene in avanti, il pallone però termina sul fondo, nonostante le proteste del giocatore nero-verde. Ci sarà una rimessa dal fondo, batterà Zommers. Tifosi comunque si fanno sentire, devo dire. Sì, assolutamente, anche perché cantare è il modo migliore per scaldare. Infatti sarei quasi tentato, è che, vabbè, dopo so già che è un casino, ad andare là in mezzo a fare la diretta, Alberto. Magari nel secondo tempo, se ci sale la follia, ci proviamo, vediamo cosa succede. Batte Zommers, il rinvio dal fondo, siamo al 5° minuto. Poche le emozioni, ma del resto sono passati solo 5 giri di lancette. C'è uno scontro a centrocampo, viene atterrato Corapi. Corapi che è un, tra l'altro resta a terra, speriamo non sia nulla di grave, ma non credo visto che si sta già rialzando. Corapi è uno dei giocatori più martoriati dagli avversari, Alberto, non so se sei d'accordo, ma in generale? Sì, sì, assolutamente, ma questo perché naturalmente il gioco passa spessissimo per i suoi piedi, quindi come è normale che sia tartassatissimo dagli avversari. Il Parma che manovra, ed è anche il Parma a fare la partita, cosa che magari non tutti si sarebbero aspettati. Ricordiamo, il tutto cuoio è una formazione di Lega Pro, quindi c'è comunque una categoria di differenza tra le due squadre. In panchina nel tutto cuoio Cristiano Lucarelli, insomma, direi una persona che non ha bisogno di presentazioni, oltre ad essere il fratello dell'attuale capitano Crociato, è stato anche attaccante del Parma. Ricordo che è stato acquistato da Ghilardi nel mercato invernale della stagione che poi vide il Parma retrocedere in Serie B. Mi ricordo, se non sbaglio, l'esordio l'ha fatto in un Inter Parma che preferirei non ricordare perché la rabbia è ancora molta per l'arbitraggio. Ma comunque, attenzione perché c'è il tentativo di Lauria. No, Sereni, scusate, Sereni, il destro
Molto bello lo scambio tra Sereni e Melandri, scambio nello stretto. Sereni ha provato ad aprire il compasso con un colpo quasi da biliardo, ha cercato con un rasoterra di infilare Carboni a fil di pallo, il pallone però non è uscito di molto. Insomma, sembra che Sereni stia aggiustando un po' la mira, Alberto. Sì, sì, il Parma ha bisogno di lui, l'ha detto anche Minotti qualche giorno fa in conferenza stampa, è il giovane che ha meno espresso le sue potenzialità, la società crede in lui e quindi sicuramente c'è bisogno di lui, anche perché nel suo ruolo c'era Vignali, quindi al momento c'è anche un buco, oltretutto è sostanzialmente l'unico under dell'attacco, quindi davvero c'è bisogno che Sereni nel girone di ritorno cambi marcia. E ora il tutto cuoio che prova ad impostare, salutiamo Alessio, Lucchi e tutti quelli che ci stanno scrivendo in questo momento, speriamo che lo streaming funzioni, ma da quello che vedo insomma dovrebbe andare tutto per il verso giusto, lo ricordiamo come sempre, se dovesse saltare la linea non vi preoccupate, aggiornate la pagina Facebook di parmafanzine.it, se non saremo morti assiderati in questa fredda giornata di gennaio ci sarà un nuovo link nel giro di 30 secondi, è comunque il Parma che prova a velocizzare la propria manovra, il tutto quello per il momento si limita ad amministrare, siamo d'accordo con gli amici tra l'altro di Parma Reggiano, ma è stata storia che ci scrivono che Fred, sì, infatti se le immagini sono traballanti è proprio perché le mani sono assolutamente ghiacciate, le cercheremo a fine primo tempo perché per ora non le sentiamo. La rimessa è per il tutto cuoio, salutiamo anche Davide Di Michino, De Sauge, Lotti, Gaetano Giaquinto, Giovanni Reccia, siete in tanti, Alberto Pisseri, omonimo tra l'altro di un portiere che insomma Parma conosce bene, perché magari chissà in futuro potrebbe tornare, attenzione perché c'è il tentativo da parte di Bomber Shekilaze, il numero 11 del tutto cuoio, però un tentativo direi abbastanza velleitario visto che il destro è finito addirittura in rimessa laterale che viene battuta da Grifogli, ma è ancora il tutto cuoio che ruba il pallone molto bene, potrebbe provare il tiro, qui viene ribattuto però dalla difesa crociata, era Messina in quel caso a ribattere il tiro, può allora Melandri provare a rimpostare, il Parma però deve uscire da questa situazione, lo fa non benissimo però recupera comunque il pallone, Miglietta, Corapi alza la testa, potrebbe lanciare Lauria in fascia, preferisce amministrare dietro per Miglietta per Giorgino, i tre del centrocampo visto che Corapi comunque ogni tanto arretra per prendere il pallone, sono lì molto vicini tra loro, Miglietta, Giorgino e Corapi. Attenzione ora Melandri dietro per Corapi alza la testa, potrebbe provare il cross, ci prova ora, il pallone potrebbe essere uscito, infatti Guardarini alza la bandierina proprio perché il pallone era uscito durante la traiettoria, noi siccome non ci passa nulla proprio anche per il freddo abbiamo anche un momento mini spot dedicato al nostro raffreddore, non so se funzionerà, mini spot. Ringraziamo la Vix Cinex per aiutarci in questa telecronaca, ci chiede Serena dove sono i boys. I boys non sono in curva oggi, sono, ve li inquadriamo, lì sulla sinistra in tribuna e sinceramente non ci sentiamo di criticare questa scelta, vista proprio anche la temperatura, non solo, ma anche il rischio pioggia, visto che l'umidità è altissima, ricordiamo il 100%. E in più insomma potrebbe iniziare a piovere da un momento all'altro, quindi meglio stare lì al coperto, credo che come ha detto giustamente Alberto dalla Tana che ci sta aiutando in questa telecronaca sia stata la società a dire ai tifosi più caldi del Parma di spostarsi senza pagare il sovrapprezzo, ricordiamo che la curva oggi costava 5 euro mentre la tribuna 10, di spostarsi in un settore un po' più coperto. Come vedi questo inizio del Parma, Alberto? Ah, molto quadrato, il Parma l'ha messo in campo ordinato. Attenzione perché viene in avanti tutto cuoio, Shekilaze sulla sinistra, alza la testa, salta Messina, Shekilaze, il servizio, il tiro, para molto bene Kristaps Zommers, un tiro direi comunque abbastanza centrale che non preoccupa il portiere lettone. Stavi dicendo, Alberto? Il Parma ha messo in campo ordinato, sta facendo bene, questa è la prima, la seconda conclusione del tutto cuoio che comunque non ha impensierito Zommers, quindi insomma stiamo anche uscendo, anzi direi che per ora, per quel poco che si è visto, il gioco l'ha fatto più il Parma che tutto quello. Salutiamo anche e ringraziamo Gabriele Maio dell'ufficio stampa del Parma che ci ha concesso questa diretta video. Noi gli abbiamo a cambio concesso l'esclusiva sulla nostra morte per freddo. Le mani, insomma, vabbè.
Le vedi tu, Alberto, le mie mani? Perché io non le sento. Puoi confermarmi che sono ancora lì? Ci sei. Ci sono, perfetto. Una mancanza da parte tua, non ho portato un paio di guai. Lo so, me ne rendo conto. Ve lo dice sempre mia madre, come del resto anche l'ombrello. Ma insomma, non divaghiamo. Comunque il Parma, che si fa vedere in avanti, Sereni sulla sinistra, si accentra. Posizione di 3 contro 3, Sereni prova a saltare l'uomo. Viene però fermato, e questo è un po' il problema di Marcello Sereni, lui che il passo per saltare l'uomo ce l'avrebbe, direi che in situazioni come quelle poi però non è che si addormenta, io credo che pensa troppo, magari dovrebbe seguire un po' di più il suo istinto, perché la capacità per saltare l'avversario comunque ce l'ha. Prova a impostare tutto qua io con questo giocatore col numero 23 che non è inserito in formazione. È Ferraro, ok. Ricerca. Allora ringraziamo Alberto, il numero 23 è Salvatore Ferraro, allora. Che era sì dato informazione, qui attenzione perché c'è una spinta su Messina che aveva fatto molto bene la diagonale per servire di testa Zommers aveva preso il pallone, l'arbitro comunque ha deciso di concedere la punizione. Ringraziamo di nuovo, visto che è qui in inquadrato Gabriele Maio che ci ha concesso questa diretta, la società insomma, a nome della società. Andrea Zanin ci dice giustamente che non poteva, come abbiamo fatto, lasciare a casa i guanti, e vabbè, ormai me lo sto chiedendo anch'io e anche le mie mani, ma comunque. Lorenzo chiede a Gabriele di togliersi dall'inquadratura, non vi preoccupate, si è già tolto, ti giuro, c'è il messaggio qua, non ti preoccupare, si è già tolto. È comunque un Parma, direi, positivo. Andiamo a vedere il nostro cronometro, siamo al 13° minuto, 12 minuti 24 secondi al nostro cronometro. Siete già oltre 150 spettatori, direi che comunque un buon numero, Alberto, per questa giornata di gennaio dove tutti hanno probabilmente di meglio da fare. Noi però come sempre siamo al fianco del nostro Parma, diciamo nostro perché insomma lo sentiamo anche tale, ed è il nostro Parma proprio che viene in avanti con Ciccio Corapi. Servizio per Lauria sulla destra, Lauria serve ancora a Corapi, passaggio per Messina che è salito, un cross dalla tre quarti, non male per Melandri che ha provato a girare di destro, bravo Carboni a deviare in angolo, il tiro non era potentissimo, non poteva essere insidioso. Ci dicono che siamo quasi come Mapi Channel, e anche solo essere quasi come Mapi Channel è un complimento. A proposito di Mapi, sì, anche perché Mapi Channel fa parte comunque di un gruppo molto più ampio, un gruppo esattamente, c'è Mapi Fashion, Mapi Italia, Mapi Ambiente, c'era anche Mapi Porn, dicevano, ma insomma quello è un altro discorso. Angolo per il Parma, Corapi alza entrambe le braccia, credo che sarà un cross sul primo palo per il blocco, vediamo Lucarelli che si fa vedere, no, va verso il portiere, c'è un fallo in attacco però da parte di un giocatore crociato. Vediamo che ci sono già di fianco a una guardalina che oggi è donna, credo che sì, sia Ilaria Melchiori. Signorina Ilaria Melchiori, c'è Baraglie, Is Baraglie che si sta scaldando, probabilmente avrà bisogno di scaldarsi molto bene visto che nell'ultima gara in casa risolta, tra l'altro il Parma ha trovato un pareggio grazie a un eurogol di Micio Melandri che per poco non segnava anche al tutto cuoio pochi istanti fa. Baraglie è rimasto ai box per un problema al polpaccio, proprio per questo, insomma, essendo anche rientrato tardi, credo abbia bisogno di scaldare bene i propri muscoli onde evitare infortuni, che insomma direi che di infortuni ne abbiamo già parecchi. All'intervallo accoglieremo il consiglio degli amici di Parma Reggiana Maestra da Storia, ci faremo un caffè al Borghetti per riscaldarci, ma nel frattempo ritorniamo in cronaca, siamo al 15°, sembra già eterna questa amichevole, speravo fossimo tipo al 30° per andare a scaldarmi, invece no, ma comunque siamo al 15°, è un Parma che sta reggendo comunque bene l'urto di una squadra di una categoria superiore che finora si è fatta vedere in avanti con alcuni tentativi velleitari. Serena giustamente dice che ci sono gli stessi ospiti, gli stessi spettatori di Reggiana Alessandria, direi che il numero più o meno è quello. Siamo d'accordo con la nostra amica Serena, ci vuole Baraglie, dice Danny. Aspettiamo, insomma. Ci vuole Baraglie neanche domenica, il 6 gennaio contro l'Arzignano Chiampo. Oggi per me Baraglie può anche starsene in panchina a riposarsi, tra virgolette. Ogni tanto vediamo dei simboletti, Alberto, che una volta erano delle caramelle, ora sono dei fiori, delle stelle. Non ci stiamo capendo più nulla, dovrebbero essere simboli di apprezzamento, sono già 1000, quindi qualsiasi cosa siano ringraziamo i tifosi del Parma collegati con questa diretta video, un primo tempo comunque a ritmi abbastanza bassi ma anche abbastanza godibile, Parma che si è fatto vedere in avanti già con almeno due volte, un rasoterra di Sereni che è terminato a fil di palo e poi Melandri che ha impegnato il portiere Carboni.
rischiando quasi di portare in vantaggio i giocatori crociati che giocano, l'abbiamo detto, contro il tutto cuoio, formazione Lega Pro allenata da Cristiano Lucarelli, che non su quella panchina, perché Altardini non ci ha mai giocato, ma sulla panchina del Parma a Lievi ha vinto anche uno scudetto. Attenzione a Lauria, entra in area, potrebbe centrarsi sul mancino. Lauria ci prova, scarica per Corapi, il cross in mezzo molto bello per Sereni, che però non arriva. Sì, arriva, riesce ad evitare comunque l'out, alza la testa, potrebbe provare il cross, ha davanti un avversario, servizio dietro per Miglietta, l'esterno di Miglietta, che però è abbastanza facile per la difesa riuscire a ribatterlo. Ancora Corapi, però Parma in attacco, pare Candy Crush Parma, dice giustamente Francesco Ruggero, per le caramelline che ogni tanto spuntano in questa diretta. Ringraziamo anche gli amici di Streamago che ci hanno offerto quest'app, che direi che funziona molto bene. Comunque ritorniamo in cronaca, perché il Parma, Alberto, che continua ad attaccare, direi che salutiamo anche Alberto Rugolotto, che è arrivato qua in tribuna stampa, direi che è un Parma molto positivo, Alberto, non so se sei d'accordo. Assolutamente pimpante, è stata una bella azione, anche se credo che la palla sinceramente fosse uscita, ma ho visto che la guardalinea non era per niente in linea e quindi non poteva vedere. Comunque insomma, devo dire che stiamo spingendo bene, pur tenendo quello che è un ritmo da amichevole, sta davvero molto ben comportando. Sì, guardaline che non era in linea, si parla di linea difensiva, perché per quanto riguarda la linea ci sembra assolutamente perfetta. Il colpo di testa non male di Alessandro Lucarelli, molto bello, che anticipa come spesso accade gli avversari sul primo palo. Ha una voglia matta di segnare, poi figura di segnare contro la squadra del fratello sarebbe veramente top. Curioso, anche quest'anno non c'è ancora riuscito, speriamo che si tenga per il campionato. È davvero curioso il fatto che un giocatore che comunque ha sempre segnato qualche gol in Serie A, in D, non solo non ci sembra riuscito, ma ci è andato vicino anche poche volte, a dimostrazione di come sono agognose, tra virgolette, le marcature in questo campionato. Lui l'ha detto fin dall'inizio della stagione, che uscire palle al piede per lui era veramente difficile quest'anno. Sì, soprattutto ogni tanto quando sbirciamo e selezioniamo le foto del nostro fotografo Lorenzo Cattani nelle varie partite, tutte le foto che ritraggono dei calci d'angolo, insomma, le trattenute si sprecano, diciamo, quindi diventa comunque complicato. Ricordiamo una traversa, se non vado errato, di Lucarelli a Brescello contro il Lentigione. Noi vorremmo quasi quasi chiedere alla persona che è lì con un cappuccio foderato di pelo di spostarsi da lì, perché ci tappa la... Vabbè, lo chiederemo più avanti, insomma, dopo cercheremo di fare il possibile. Io tra l'altro chiedo anche a... dopo lo chiederemo dopo a... Nicola, ti faccio notare una cosa: secondo me il Parma è l'unica squadra in Italia che ha una maglia solo per l'amichevole. Sì, è vero. Non so quali altre, è verissimo. È verissimo. È un Parma che quest'anno, insomma, non c'è la terza maglia, visto che in Serie A normalmente sono tre le maglie, la terza poi viene usata tanto per usarla, diciamolo, perché insomma, per questioni di marketing. Quest'anno la terza maglia è utilizzata per le amichevoli. Mattia Nuzzaci ci dice che gli manca Gezal, a noi no, ma gli vogliamo bene lo stesso, sia a lui che a Gezal. No, è vero, mancano un po' le veroniche di Gezal, però era, sì, assolutamente, era calcio. Attenzione, però tutto cuoio, Shekilaze si accentra, potrebbe provare il destro, Shekilaze ancora, ottima la parata di Zommers. Parata assolutamente non facile di Christoph Zommers, che è riuscito a bloccare il pallone rasoterra molto insidioso. Un Parma che però si è fatto trovare completamente scoperto qua sulla destra. Ecco, queste sono un po' le amnesie difensive che nella seconda parte di girone di ritorno il Parma ha un po' palesato, Alberto. Sì, questo è vero, siamo un po' rilassati dietro la grandissima prima parte di stagione, anche se nell'ultimissimo quarto del girone d'andata abbiamo ceduto qualcosa. Devo dire, Nicolò, che comunque anche oggi il Parma ha, tra virgolette, non uno svantaggio, però insomma, giustamente gioca con i quattro giovani in campo, con questo in Lega Pro non deve succedere, sì, quello, quello è verissimo, giusta la notazione di Alberto Dallatana. Ma anche perché, Nicolò, per il resto devo dire che è vero, sono due squadre di categorie differenti, però tutto sommato, se andiamo a vedere la rosa, adesso ti lascio per una corona. È il tutto cuoio che viene in avanti sempre col solito Shekilaze, che è, diciamo, il giocatore più pericoloso della squadra nero-verde. Ottimo qua il dribbling di Faisal Bangal. Il suo tentativo però è stato bloccato. Prova Melandri a impensierire Carboni, che getta via il pallone come se fosse una piadina, lo getta in rimessa laterale, batterà Corapi.
aspetta giustamente che salga la squadra. Ecco, stavo dicendo che tutto sommato leggere la formazione del Parma, voglio dire, sono giocatori tutti che valgono la Serie C o che comunque l'hanno fatta, perché voglio dire, Zonas comunque è un giovane ma vale assolutamente la Lega Pro. Messina è da un settore giovanile professionistico, idem magari fuori, Corpi è assolutamente un giocatore da alta Lega Pro, Caccioli forse era comunque fatto a Lega Pro, e ci può stare, Lucarelli non parliamo, e Laurea anche lui ha fatto la Lega Pro, Giorgino assolutamente un giocatore da Lega Pro, così come Miglietta, e tutto sommato anche Melandri ha giocato negli ultimi anni, Sereno viene dal settore giovanile del Sassuolo, quindi ecco, anche dovendo spulciare i nomi, non è che, sì, cioè, nominalmente siamo di un'altra categoria, però poi come si vede in campo è una partita che ci può stare, ma è un po' la storia del calcio, altrimenti non succederebbe che lo Spezia elimina la Roma in Coppa Italia o queste cose più, una volta squadre di categoria inferiore hanno poi battuto squadre di categoria superiore, così come squadre di categoria inferiore, penso al tiro di del Neri, la stessa squadra poi in Serie A ha fatto benissimo, o al Bari di Ventura. Ecco, non so se sei d'accordo Alberto, io a vedere le imprese di Spezia e Alessandria mi viene voglia l'anno prossimo ti esattamente mi viene voglia vedere il Parma nel diciamo nelle vesti di ammazza grandi e di sorpresa un po' di una competizione, la Coppa Italia, che posso dire, più passa gli anni e più peggiora dal punto di vista dell'appeal. Io sarei più per fare una gol di Spanodice, Serena Sannuti, non so a cosa si riferisca, comunque mi piacciono più le competizioni inglesi o spagnole, dove partecipano le squadre dalla Serie D in poi con sorprese tutti gli anni, ma comunque insomma, pensiamo prima a vincere questa Serie D, dopodiché ma proveremo guarda, anche a cambiare la Coppa Italia. Il bello della Coppa Italia, l'unica cosa che può rendere bella e interessante la Coppa Italia è quello che sta succedendo quest'anno, cioè che una tra Spezia e Alessandro che andrà in semifinale, cioè, perché altrimenti diventa una competizione veramente di secondo e terzo piano. L'anno prossimo il Parma comunque parteciperà al tabellino principale della Coppa Italia, perché ad esempio quest'anno il Delta Rovigo era stato eliminato dalla Reggiana, insomma le prime della Serie D potenzialmente potrebbero arrivare a giocare la finale con il Juventus, ovviamente non accade mai in Italia, però ricordo la storia, la favola del Calais se non sbaglio in Francia una dozzina d'anni fa, che fu davvero veramente stratosfera, che arrivò in finale credo contro il Lens o contro il Nantes, non ricordo, e perse addirittura penso ai rigori o comunque ai supplementari. Sì, io tra l'altro sarei dell'idea che in una competizione dove si gioca una partita secca io lo farei giocare in casa della squadra più debole sulla carta, sì, praticamente, e non sulla in casa della squadra più forte, ma comunque lasciamo perdere, esatto, lasciamo perdere la Coppa Italia, torniamo in diretta, siamo al 23esimo minuto, Lauria si accentra sul solito mancino, passaggio per Giorgino che prova questo solito lob, attenzione perché c'è Melandri, oh, incredibile, liscio incredibile di Melandri che ha due passi da Carboni con la porta spalancata, spara il pallone in curva sud, è un po', diciamolo, il difetto di questo giocatore, è un giocatore che si inventa gol incredibili come quello contro la San Maurese, ma anche come quello contro il Pontedera, proprio da dove, dalla posizione dove è adesso in diretta, con un tiro da 30 metri, poi però quando magari serve solo spingerla dentro, diciamo che a Ujuju, come direbbero in Spagna, ma questo probabilmente la capirò solo io, e ogni tanto insomma sbaglia occasioni abbastanza semplici. Ora però è tutto cuoio, attenzione alla solita legge del gol sbagliato, gol subito, pallone in mezzo, ancora è tutto cuoio che avanza con il numero 2, il pallone è uscito, avanza con Peverelli che ha provato il cross, il pallone però era già uscito, ha alzato la bandierina il signor Tirico di Modena, mentre l'arbitro è il signor Cavallina di Parma, quindi arbitro venduto, ah, non l'arbitro è il signor Cavallina, arbitro di casa. Alex Cavallina è davvero bravissimo, un arbitro di Serie D, anche ormai una certa esperienza, gli auguro davvero di fare il salto di categoria, perché insomma è un prodotto della sezione di Parma, naturalmente ha esperienza ma è ancora giovane, come impone la permanenza in questa categoria, davvero gli auguriamo anche a lui di salire di pari passo con il Parma. Attenzione perché il Parma sale però sul campo del Tardini, senza paura, senza timore reverenziale di fronte a una squadra di Lega Pro che ora stava per provare a impostare, ma il pallone era uscito e quindi Messina serve all'indietro Caccioli. Sentite i tifosi del Parma oggi in tribuna che
diciamo sventolano le loro bandiere, si fanno sentire. Il Parma però spreca, perde un pallone e Bangal, che non è omonimo dell'allenatore perché scrive con la B ed è una sola parola, Bangal, non è Bangal il tentativo, però comunque velleitario del tutto cuoio con un tiro da fuori, insomma è un tutto cuoio che però sta giocando a ritmi molto bassi, non so se è una scelta oppure è comunque, c'è anche qualcosa, come posso dire, c'è anche un po' la bravura del Parma nel chiudere gli attacchi della squadra avversaria. Ma sai, giustamente prima di tutto per entrare nelle squadre la priorità è non farsi male, il campo è anche viscido, la giornata è fredda, quindi prima di tutto l'importante è non farsi male. Dopodiché giustamente si prova anche a provare giocate, fare qualcosa di bello, stupendo il gol che ha sbagliato Melandri, nel senso che non era assolutamente facile calciarla alta da lì, ma la butta a sorridere, meno male che è successo in amichevole, quindi la perdoniamo alla grande. Sì, no, no, beh, dopo il gol che ha fatto con la San Maurese, di fatto salvando, attenzione, qua c'è un brutto fallo su Corapi, l'arbitro lascia correre, secondo me era fallo abbastanza netto e tra l'altro in una partita normale sarebbe stato da giallo, perché Corapi aveva preso posizione anticipando l'avversario, l'avversario gli è andato sulle caviglie da dietro, sarebbe stato fallo e ammonizione, ma insomma il signor Cavallina, giusto per smentire i complimenti fatti da Alberto Dalla Piana, a parte gli scherzi, ha deciso diversamente. Melandri è stato contagiato da Sereni, dice Serena Sannuti, non lo sappiamo, di sicuro l'importante è che questi gol poi se li tenga per il campionato, già magari da... io tra l'altro non mi ricordo mai che giorno è, da mercoledì, so che è il 6 gennaio ma non mi ricordo mai se è mercoledì o giovedì, da mercoledì 6 gennaio contro l'Arzignano Chiampo. Siamo al 28esimo minuto, sempre 0-0 tra Parma e Tutto Cuoio, ma c'è da dire che oltre a una splendida parata di Zommers che ora batte la rimessa dal fondo, ci sono da segnalare un rasoterra di Sereni uscito veramente di poco e un'occasione prima di Melandri che ha impegnato Carboni e poi Melandri da due passi ha sparato altissimo, quindi un Parma che finora si lascia preferire. Davide ci chiede di Adorni, Adorni non è infortunato, Adorni è in panchina se non vado errato, ah no, non è in panchina, quindi potrebbe essere che abbia avuto un problema fisico, lo cercheremo di capire a fine partita nelle interviste con i protagonisti o magari comunque sentendo l'ufficio stampa, cercheremo di capire cosa è successo ad Adorni, l'avevamo visto in realtà in panchina, però non abbiamo capito se fosse in tuta o in borghese, come si suol dire, nella distinta ufficiale non è inserito, sono ben 26 i giocatori che oggi sono in distinta ufficiale per il Parma. Ora è il Tutto Cuoio che da qualche minuto, siamo al 29esimo, sempre 0-0 tra le due squadre, da qualche minuto si fa vedere in avanti, però c'è da dire che insomma i tentativi sono sempre abbastanza facili da leggere da parte della difesa del Parma, in questo caso Agrifogli ha deviato il pallone in angolo che verrà battuto da Ricciardi per il Tutto Cuoio. Quando, ripetiamo, siamo giunti al 29esimo minuto, non è tutto cuoio ciò che luccica, dice Giovanni Di Rocco, che vuol dire che è carina. Attenzione però al tutto cuoio che magari non luccicherà molto in questo primo tempo, però se comunque, si sa comunque rendere pericoloso in avanti. Il Parma ora è tutto nella propria metà campo, le urla di Apolloni che strigliano i suoi, ancora il tutto cuoio, sempre il solito Shekilaze che viene fermato bene da Lauria che in questa seconda parte di stagione, Alberto, ha anche molti obblighi di copertura, diciamo, in questo 4-2-3-1 apolloniano. Beh sì, è il classico giocatore che piace ad Apolloni, che comunque si sacrifichi. Attenzione, perché c'è Melandri che potrebbe partire in contropiede, viene però fermato, noi ci scusiamo per il colpo di tosse che ci ricorda di fare il secondo mini spot. Chiariamo, non ci paga la Vixivex, però devo dire che ci sta salvando un po' la vita, perché come non ci paga Carboni, anche se magari se mi offre una pedina poi sono contento, ci proverò, vedremo se funziona, magari ci starà guardando, in quel caso lo saluto. Salutiamo anche tutti i lettori di Parma Fanzine
in linea online in questa diretta streaming. Zom spara molto bene, direi un pallone facile a Palombella, e fa partire il contropiede del Parma, contropiede che va insomma al piccolo trotto con Miglietta che sbaglia il servizio per Melandi. Non si sono capiti, Melandi stava chiedendo prima un pallone diciamo in profondità, poi è andato verso il compagno per riceverlo sui piedi. Miglietta però era rimasto con la prima opzione, aveva già, come succede magari con la PlayStation, aveva già premuto il tasto, e quando premi il tasto poi sì, purtroppo non puoi più annullare l'azione. Giorgino serve dietro per Lucarelli, Lucarelli ancora per Caccioli, ora è il tutto cuoio, come prima del resto il Parma che è tutto rintanato nella propria metà campo. Messina però perde un brutto pallone, Scechilazze può partire, situazione di 2 contro 4, ritorna bene la difesa del Parma, brutto però l'errore di Messina. Allora viene avanti Bangal, il cross in mezzo devia molto bene a Grifogli, ma è ancora il tutto cuoio, è un Parma un po' in difficoltà in questi ultimi secondi. Messina però si rifà dell'errore di prima, di testa libera, ancora comunque il tutto cuoio con Muroni. Muroni serve sulla destra, il cross in mezzo, dovrebbe arrivarci Zommes che però non esce, e Messina praticamente fa la stessa cosa che ha fatto Melandri però dalla parte opposta e per liberare una situazione pericolosa, quindi corner per il tutto cuoio quando siamo arrivati al 32esimo. Siamo sempre sullo 0-0 tra Parma e tutto cuoio. Elisa Riva ci chiede quanto stiamo, un secondo dopo che l'abbiamo detto, quindi adesso lo sentirà, visto che poi la linea arriva sempre con qualche secondo di ritardo. 0-0 tra Parma e tutto cuoio, calcio d'angolo qui dalla fascia sinistra, Parma tutto chiuso nella propria area, il cross in mezzo libera non benissimo il Parma, ci prova Lucarelli, ora sale tutta la difesa per mettere in fuorigioco gli avversari. È un tutto cuoio che sta spingendo di più in questa seconda metà di primo tempo. Però ora riparte dal proprio portiere Carboni, è un Parma che dopo aver fatto un po' la partita ora si limita ad attendere, fa un po' quello che fanno gli avversari del Parma in campionato, ovvero attende chiuso nella propria metà campo. Sta per entrare Baraglie, non sappiamo se è una scelta precisa dal punto di vista del minutaggio, e potrebbe essere sinceramente, per non rischiare infortuni e per dare minuti un po' tutti, o se magari qualcuno ha accusato qualche problema, anche se non sembra, perché non vedo nessun giocatore zoppicare. Alberto, perché Baraglia comunque si sta scaldando da più di un quarto d'ora, quindi se qualora qualcuno non fosse stato bene sarebbe uscito prima sicuramente, perché li vedo comunque visti tutti correre. Quindi direi che Apolloni, che oggi darà spazio sicura attenzione perché Melandri è in fuorigioco, alza la bandierina la signorina Melchiorri, signorina o signora, non so, credo signorina Melchiorri, e c'è il cambio dunque, cambio per il Parma, entra Baraglie ed esce, vediamo se Angelo Manfredini che sta alzando là il tabellone luminoso, esce con il numero 4 Ciccio Corapi. No, speriamo, lo vediamo camminare tranquillamente tra gli applausi del pubblico del Tardini, quindi non dovrebbe essere assolutamente alcun problema fisico, anzi credo che Apolloni, che oggi deve far girare ben 26 giocatori, utilizza qualche cambio anche già nel primo tempo proprio per dare minuti un po' a tutti. Adesso è come un panda per il Parma, cioè assolutamente salvaguardato in questa situazione con tanti infortunati. Attenzione, errore qui e c'è un fallo di Lucarelli che se la prende un po' con Agrifogli per un passaggio direi abbastanza scriteriato, anche questo sarebbe stato una partita normale giallo, per non dire quasi arancione, ma non era ultimo uomo quindi giallo sicuro. Arbitro Cavallina di Parma preferisce non estrarre alcun cartellino, del resto non è una notevole cattiva fino ad ora. Corapi giustamente non è solo un panda, ma come qualcuno aveva scritto è come la panda, se non si fosse bisognerebbe inventarlo. 4x4, fa un po' tutto. Punizione pericolosa, ora vedremo anche come si sistemerà il Parma, se Baraglie farà la punta con Melandri sulla destra e Lauria trequartista, cosa che abbiamo visto spesso in campionato, se invece Baraglie si sistemerà dietro mantenendo Melandri in questo ruolo di prima punta, che oggi insomma l'ha visto fallire un'occasione abbastanza semplice, ma con la Samaurese gli ha visto fare due gol, uno di proprio da micio, da opportunista, e l'altro invece un Eurogol che non mi sono ancora stancato di rivedere in replay. Punizione pericolosa, andrà a battere, se non vado errato, adesso cerco di capire chi batterà questa punizione, noi andiamo con un po' di zoom che non fa mai male, non riusciamo a capire chi batterà questa punizione, lo scopriremo. Il tocco corto, il tiro deviato dalla barriera,
e l'altro tentativo che termina in angolo perché l'arbitro ha visto una deviazione. Ci chiedono ancora quanto stiamo e noi lo ripetiamo: siamo al 36esimo minuto, 0-0 tra Parma e Tutto Cuoio. 0-0 direi abbastanza giusto, forse il Parma potrebbe avrebbe potuto pretendere un po' di più dal risultato perché si è fatto vedere maggiormente in avanti in modo pericoloso, però è anche vero che il Tutto Cuoio in questo ultimo minuto sta spingendo in avanti come in questo caso, il cross in mezzo, attenzione perché c'è il tiro del solito Scechilazze che era in fuorigioco, però era stato lasciato un po' troppo solo qui sulla sinistra. Zombes per carità stava controllando bene. Il Colorno San Polo FC ci scrive senza Fred a sbliga da matto, spero di aver letto bene Alberto. Lo so, migliorerò, sto facendo un corso accelerato, finora so solo dire a Cipiantem e a Socantelort, quella la so dire abbastanza bene, è l'unica frase che so dire, poi insomma migliorerò col tempo, come la grappa, più vecchio, più... Sì, sì. E ti più... sta integrando bene. Mi sto integrando bene. 37esimo minuto, 0-0 tra Parma e Tutto Cuoio. Gaetano ci chiede notizie su Longobardi, quando rientra? Allora, quando rientra non lo sappiamo, quello che sì però vi possiamo dire è che è arrivato con la squadra, con la propria auto, ma non lui da solo, perché del resto anche Musetti ed altri sono venuti con le proprie auto, e devo dire che insomma una rapida chiacchierata che abbiamo fatto, l'abbiamo visto assolutamente voglioso di rientrare, le abbiamo chiesto le stampelle dove ce le hai, e ho detto guarda non le voglio neanche più vedere in cartolina, non se le hai portate dietro, questo ci fa capire che insomma piano piano stia facendo il possibile per recuperare, è difficile dire ora quelli che possono essere i tempi di recupero, quello che è certo è che nei prossimi giorni, ad esempio lunedì 4 gennaio, fra due giorni ci sarà un'ecografia molto importante per Guazzo che permetterà anche di capire quelli che saranno i tempi di recupero del bomber crociato, e l'altro bomber Longobardi, anche lui nei prossimi giorni effettuerà una serie di esami per capire se potrà rientrare, come da previsione ottimistica, forse un po' troppo, ma noi ci speriamo, a fine gennaio. Secondo te Alberto quando rientra? Guarda, non voglio dare dato ovviamente scadenze, nel caso un paragone da parte nostra, però voglio fare un paragone che, senza, sperando di non risultare blasfemo, la voglia di tornare di Longobardi, quello che sta facendo, e spero anche il risultato finale, cioè un rientro molto anticipato. Torniamo a Francesco Totti. Baraie, prova a farci vedere da subito, attenzione, il passaggio per Sereni, corto per Merandri, il tiro, viene ribattuto, ancora Baraie prova il puntone, viene ribattuto, qui forse un po' troppo altruista Sereni, ma ancora il Parma, Baraie prova il destro, Sereni ancora, Lauria e c'è il gol, Melandri scusate, o Lauria, Lauria, avevo detto bene, quindi vantaggio del Parma con Fabio Lauria. Vantaggio del Parma con Fabio Lauria, quindi Parma Tutto Cuoio 1-0 al 39esimo minuto. Fabio Lauria finalizza un'azione che insomma il Parma ha cercato il gol con insistenza. Bravissimo Baraia, ha recuperato una palla fantastica dopo che l'azione era sfumata, perché anche lì un po' di timidezza, vedi, di Sereni che poteva tirare ma ha preferito passarla. Tutto Cuoio ha recuperato, ma grande intervento al limite di Baraia, poi la palla alla fine è arrivata a Lauria che col sinistro da quella posizione l'ha messa assolutamente dove. Ottimo il Parma che finalizza molto bene questo primo tempo, non è ancora finito, però siamo al 39esimo, però ricordiamo Parma 1, Tutto Cuoio 0, grazie al gol di Lauria, gol meritato da parte del Parma, si prende anche i complimenti di Lotti, bravo Lauria, tanta roba Lauria, ci scrive Andrea Salati che salutiamo, non c'è il replay Davide, insomma pretendi un po' troppo dalle nostre, dai nostri diciamo mezzi tecnici. Il replay però, se tutto va bene, non vorrei dirlo perché, anzi lo dico, tanto ormai la sfiga non esiste, se dovesse saltare la connessione non ci sarà replay, se invece la riusciamo a tenere fino al primo tempo poi potrò esportare il replay del gol e proporverlo. Mi si è bloccato sul gol, dice Giovanni Reccia, che cavolo, noi purtroppo non possiamo garantire anche sulle connessioni altrui, la nostra per ora sta reggendo molto bene, anche se queste saranno le ultime parole famose e salterà probabilmente lo stadio intero. Comunque stavo finendo il discorso su Longobardi, sì. Mi ricordo che il Trottenberg da Roberto Baggio nel 2002 quando aveva il gran... ecco ancora Baraie, attenzione Baraie da quando è entrato sta seminando il panico, legge bene Baraie, potrebbe passarla, invece prova il tiro, poteva quasi fare un assist per Lauria che era libero qua sulla destra,
vedi quanta libertà Baraj, cioè si vede che questa è un amichevole di una squadra che non conosce il giocatore, perché in Serie D ormai questa libertà lui non ce l'ha più. Sì, è anche vero che Baraj questa libertà se la sta anche un po' creando, perché in quel caso c'è stato un dribbling comunque positivo da parte del giocatore senegalese, che da quando è entrato direi che ha dato sicuramente una maggiore spinta. Quanto stanno, ci chiede Kevin Ballarini. Qua c'è gente che si mette davanti, noi allora dobbiamo alzare l'inquadratura. Siamo sull'1-0 per il Parma grazie al gol di Lauria al 39esimo, se non andiamo errati. Attenzione al tuttocuoio che prova a reagire. Noi chiediamo gentilmente ai colleghi qui sotto di spostarsi, perché ci state tappando, però non ci stanno ascoltando. Vabbè, insomma, vedremo cosa fare. Tuttocuoio prova sulla sinistra il cross in mezzo pericoloso, potrebbe liberare la difesa del Parma, lo fa ora molto bene, potrebbe anzi quasi ripartire un contropiede, ci prova Baraj, però non vede arrivare il pallone. Ora possiamo tornare con un'inquadratura normale, prima eravamo un po' impallati da alcuni colleghi, il resto sono noi, non possiamo chiedere alla gente di diventare trasparente tutto d'un colpo. È un Parma dunque in vantaggio per 1-0, ripetiamo, gol di Lauria al termine di un'azione insistita. Il primo tiro credo sempre dello stesso Lauria, o era Melandro, non lo ricordo, è stato ribattuto. Ora attenzione però a Baraj in posizione regolare, Baraj potrebbe provare il destro, ottimo il dribbling di Baraj, si riporta ancora sul destro, spazio, no. Mette a sedere praticamente tutti, e io credo che qui, attenzione perché qua c'è un fallo calcio di rigore, calcio di rigore e fallo di mano, però qui Alberto, se me lo concedi, ci sono anche tutti i limiti di questo giocatore, che ha una tecnica sopraffina per la categoria, poi però quando bisogna fare la cosa semplice e finalizzare ha potuto tirare due volte, non l'ha fatto, ha voluto sedere, ha messo, tutta sì, la ha, fatto, ha messo a sedere tutti. Poi questo rigore che onestamente non saprei, mi sembrava molto vicinissimo il tiro, quindi Serena ci dice che se lo batte Sereni diventa guazza, purtroppo non potrà diventare guazza perché lo batterà chi se l'è conquistato per, credo, fallo di mano, è l'unica spiegazione che mi viene in mente. Io dico che lo piazza comunque. Baraj, secondo me tirerà forte, adesso vedremo. L'importante è che segni. Parte la rincorsa di Baraj, Ives Baraj, la piazza, aveva ragione Alberto Dalatana, raddoppio del Parma, 2-0, un Parma che in questo primo tempo sta chiudendo in bellezza. Parma tutto cuoio 2-0 grazie alle reti di Lauria al 39esimo minuto, e ora al 43esimo Ives Baraj su rigore per, crediamo, un fallo di mano sanzionato in maniera anche un po' troppo un po' fiscale dall'arbitro Cavallina di Parma. Però insomma se l'è guadagnato, certo che adesso noi almeno io sono sempre molto critico, ma non per cattiveria o per polemizzare, semplicemente perché si cerca anche di stuzzicare e di tirare fuori il massimo dei giocatori crociati. Non se lo meritava questo rigore, perché con la porta spalancata si tira in porta e non si mette a sedere un'intera difesa. Ma comunque rimaniamo sul risultato 2-0. Beh, insomma, Alberto, te l'aspettavi? Non me lo aspettavo, adesso mi sta ricordando quasi la partita col Ponte Vera di inizio agosto, sì, poco dopo il Ferragosto, 2-0 dopo il primo tempo, poi finì 2-2. Vediamo che tutto sommato non sta meritando questo passivo, tutto quello che stava detto. Sì, quello è vero, forse l'1-0 era più consono a quello che abbiamo visto. È anche vero che Baraj, da quando è entrato in campo, sì, ha veramente spaccato la partita. Ha giocato, ha voglia di giocare, sì, insomma, aveva voglia di partecipare alla festa, citando delle sue parole di qualche settimana fa, ed è entrato nella festa a piedi pari, non solo nel tabellino dei marcatori. Miglietta contrasta e fa fallo, direi giusto qua. Tutto cuoio come Ponte Vera, sono squadre pisane, quindi sono un po' abbonate ormai alle amichevoli con le pisane di Lega Pro. Tanto se non vado errato, col Ponte Vera 2-0 il primo tempo, 2-2 alla fine, no? Sì. Tra l'altro segnò la via, prima va le palle. Musetti di testa e poi vabbè, l'Eurogol di Melandri, che tra l'altro era finito su Eurosport, il replay con la telecronaca di Parma Fanzine del gol di Micio Melandri. Salutiamo anche i colleghi di Eurosport, fra tutti Mattia Fontana. Però Parma che attende, ricordiamo, siamo al 45esimo minuto, mancano 30 secondi, se non ci sarà recupero alla fine del primo tempo, Parma in vantaggio per 2-0 contro il tuttocuoio. E secondo me Alessandro Lucarelli, quando rientrerà nel tunnel degli spogliatoi, andrà a dare la mano e a salutare il fratello Cristiano, che allena il tuttocuoio. Però è meglio non parlare prima del tempo, anche se, ripetiamo, è una semplice amichevole, quindi l'importante poi è vincere mercoledì contro l'Arzignano. Prova ancora il tutto cuoio, bellissimo il tiro a giro, bravo anche Zommes, non era facile, perché era coperto, non ha visto partire il tiro, però si è
lanciato in una presa plastica, finisce il primo tempo qui al Tardini tra Parma e tutto cuoio e niente arrosto, dice Manu Montagnini. Direi che è un ottimo commento per questo primo tempo che vede il Parma in vantaggio per 2-0, ricordiamo, grazie alle reti di Fabio Lauria al 39esimo e Baraglie su rigore al 43esimo. Un voto al Parma, Alberto? Un bel set, assolutamente, stiamo facendo bene, pur abbiamo detto che non è quindi quella che dietro, è giusto che sia una amichevole, quindi davvero bene, un po' pesante forse il passivo per il tutto cuoio, certo è che il Parma con quell'occasione clamorosa di Melandri poteva avere anche un gol in più sul tabellino. Sì, do io un voto invece al commento tecnico di Alberto Latana, un bel 9 convinto, prezioso e puntuale su tutti gli interventi. Un voto alle nostre mani non le posso dare perché non me le sento e non le vedo, quindi noi andiamo in pausa per questo intervallo e ci ritroveremo sempre sulla pagina Facebook di parmafanzine.it per non si sente Alberto, dice Pamela, forse ti dovrai avvicinare di più. Saluta Pamela che dice che non ciao, si sente. Pamela. Ok, abbiamo salutato anche Pamela, noi ritorneremo all'inizio del secondo tempo di questa amichevole, ricordiamo per l'ultima volta il punteggio parziale al fine primo tempo all'intervallo, Parma 2, tutto cuoio 0, grazie alle reti di Fabio Lauria e Yves Baraglie. A dopo.